Salve a tutti, sono Boban Peso e benvenuti in questo nuovissimo video. Sono quasi 2 mesi che non ci vediamo, lo so. Vi chiedo scusa, però in questo periodo ho avuto parecchio da fare, perché dopo la pubblicazione di Nazi Vegan ID abbiamo fatto un tour di 1 mese e mezzo e abbiamo toccato diverse città d'Italia, le abbiamo proprio toccato con mano, abbiamo toccato tutti voi, ci siamo abbracciati, ci siamo baciati, abbiamo scambiato liqui corporei, vabbè, comunque è uguale. E veramente non ringrazio quasi mai nei video, però questa volta è doveroso, si dice, sì, ringraziare tutti quanti. Vi vorrei ringraziare uno ad uno, però non posso perché non mi ricordo tutti i vostri nomi, però vi ringrazio veramente per essere passati in tantissimi a trovare me, Don Alemanno, durante il firmacopie nelle varie date in Italia. Siete stati tantissimi, ci ha fatto molto piacere ed è stata un'esperienza unica. Abbiamo giocato, abbiamo scherzato, ci siamo divertiti, ci siamo fatti grasse risate. Chi di voi ha partecipato ai firmacopie sa benissimo come siamo io e Don Alemanno dal vivo. E che dire, non vedo l'ora di riniziare questo tour sia col volume di Nazi Vegan ID, cioè col primo volume di Nazi Vegan ID, e anche con la nuova uscita di Lucca, cioè il capitolo conclusivo. Quindi non vedo l'ora veramente, e a settembre ci saranno un paio di date molto interessanti, ne parlerò a fine video. Lugano e Narni, ve lo anticipo già adesso, quindi chi è di Lugano e chi è di Narni alzi la mano. E dopo questo tour indimenticabile mi sono dovuto calmare un pochino e levarmi tutto di dosso, e anche, diciamo, YouTube l'ho lasciato da parte proprio per concentrarmi unicamente sulla casa. Sì, ho comprato un appartamento e sono in quella fase dove devo traslocare, e capite che traslocare col caldo che fa è una delle cose più brutte al mondo, ma sopravviverò, credetemi. Per chi mi segue su Instagram ha già visto delle anticipazioni, ho fatto vedere alcune cose del nuovo appartamento durante le storie, quindi seguitemi su Instagram così non vi perdete nulla. E che dire, ho un paio di idee per quanto riguarda dei video che vorrei realizzare. Intanto fare un home tour, perché no, alla fine dei lavori, dopo che ho trasportato tutta la roba. E fatemi sapere se siete interessati. E quello che vorrei anche fare è realizzare dei video dove andrò a documentare quelle che sono le scelte, diciamo, progettuali di alcuni arredamenti in casa che ho progettato direttamente io tramite AutoCAD, Photoshop e tutti i programmi di grafica che mi capitano tra le mani. Magari cercherò di fare dei video per farvi vedere come andrò a realizzare queste strutture, così potete provare anche voi a casa oppure schifare completamente le mie scelte progettuali e mandarmi a fare in culo. Fate un po' voi, ok? Poi, un'altra cosa che ho fatto di molto interessante quest'estate è stato quello di tagliarmi la barba. Sì, sembro un culo con gli occhiali. Non lo farò mai più, promesso. Anche se non sono bravo a mantenere le promesse, però farò di tutto per mantenerla. Ma prima di presentarvi le 3 ID mai viste, volevo dirvi: ma voi ce l'avete il fumetto di Nazi Vegan ID? E ce l'avete Spermina la riscossa, eh? No, sono sicuro che tanti di voi, mentre stanno guardando questo video, diranno: no, non ce l'ho. Allora ragazzi, cosa state aspettando? Librerie, fumetterie, link Amazon, avete tutti gli strumenti per poter acquistare il vostro Nazi Vegan ID e il vostro Spermina riscossa. Mi raccomando, ok? Ci tengo, ok? Già faccio pochi video ultimamente, almeno così vi portate qualcosa di Boban Peso in casa. E ogni tanto quando andrete al cesso lo prendete e ve lo leggete. Non è per stimolare quello che intendete, però sapete che quando si sta al cesso la lettura è molto più
Ormai i cinefumetti sono diventati un genere che sta facendo fare tanti bei quattrini, soprattutto alla Disney. Quest'anno ci sono stati film interessanti, come ad esempio i Guardiani della Galassia, che a mio parere è fra le migliori saghe di questo mondo della Marvel Universe, che ormai è diventato imponente, è diventato mastodontico, e devo ammettere che i Guardiani della Galassia è pazzesco. Però quest'anno è uscito anche un film molto interessante che non appartiene al mondo Marvel disneyano, cioè quello di Logan, che devo ammettere che è stato un bel film, ok? Non me lo aspettavo così avvincente, soprattutto se vado a ragionare poi sui precedenti Wolverine che sono usciti, che sono un po' così, vabbè. I due protagonisti sono meravigliosi, mi ricordano tanto i protagonisti di The Last of Us, ma questo penso... per tutti coloro che hanno giocato The Last of Us hanno avuto questa piccola sensazione. E proprio per omaggiare questo interessante cinefumetto ho voluto realizzare questo crossover di Nazzi Veganaidi targato Logan, e l'ho chiamato Nonno. Basta. Però è divertente, Nonno. Sarebbe stato figo intitolare questa illustrazione Vegan, però anche così è molto 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 divertente. E dato che è estate, ho voluto realizzare un Heidi un po' più estiva, da spiaggia. Diciamo una sorta di summer pin-up on the beach. Non ha praticamente senso quello che ho detto, però avete capito. Un Heidi completamente estiva. Vediamo la nostra piccola stronza che sta prendendo il sole con un mucchio di cadaveri sullo sfondo, proprio perché oltre ad odiare i mangiacarogne lei detesta in assoluto la folla, ok? Il casino che ci sta in spiaggia, quindi ha voluto risolvere in questa maniera. Non so se avete notato, ma sono tutti uomini. Non vorrei che questa nazi vegana fosse anche una femminazi, se no è la fine, sarebbe tipo il male assoluto. E l'ultimo crossover ovviamente riprende quello che è la serie televisiva che ha fatto discutere di più negli ultimi anni, ma soprattutto nell'ultimo mese, con l'uscita della settima stagione di Game of Thrones. Appena quando andavo su Facebook, questa era la situazione: puntata 01, stagione 7, spoiler, puntini puntini puntini, dico la mia, va bene questo, non va bene questo, tutti, amici, parenti, conoscenti, nemici, gente che mi ha bloccato, tutti quanti hanno voluto contribuire a dire la loro su ogni cazzo di minuto che presentavano nelle puntate di Game of Thrones. Va benissimo. Ho seguito diverse rubriche, sia quella di Victor Lazlo, che seguo tantissimo, vi consiglio di recuperare. Ho seguito poi i riassuntazzi di Barba Oscura e basta, ok? Mi è bastato perché loro li trovo molto divertenti. E poi sono i due poli opposti. C'è Victor Lazlo che analizza la puntata in modo tecnico, sviscerato a 360 gradi. E poi c'è Barba Oscura che invece manda tutto in caciara e fa i riassuntazzi brutti bron. È divertente, veramente. Io mi sono fatto le grasse risate con Barba Oscura. Anzi, vi consiglio di andare a vedere la sua serie su Game of Thrones. Veramente è esilarante e mi ha fatto sbellicare dalla risata. Però io ho voluto contribuire attraverso i crossover di Nazzi Veganaidi. Devo dirlo, mi piace tantissimo, in primis perché ci ho messo un bordello a farla, ok? Ci ho messo veramente tanto tempo, perché ho dovuto curare nei minimi dettagli il disegno. Magari si potrebbe fare una copertina alternativa del prossimo volume, che ne so. Quindi fatemi sapere qua sotto qual è la vostra illustrazione che vi ha colpito maggiormente, e c'è una piccola sorpresa per voi, ok? Per tutti coloro che si sentono creativi e non perché per forza dovete essere creativi. Non è richiesto. Potete anche essere dei cazzoni che vi volete solamente divertire. Vi propongo questo gioco, ok? Ora tocca a voi realizzare la vostra Nazzi Veganaidi in uno stile completamente innovativo, ok? Una Heidi mai vista. Potete fare un crossover, potete realizzare in uno stile particolare, potete proiettarla in un mondo di qualche videogioco, di qualche anime, manga, fate voi, ok?
è vostra la scelta. Quindi dovete realizzare o un'illustrazione, una foto, un meme, una scultura, un mini video, fate quello che volete, anche un cortometraggio, potete fare quello che volete e partecipare a questo piccolo giochetto che voglio far scadere poi a fine settembre. I tre migliori di voi avranno un piccolo regalo, cioè il secondo volume di Nazi Vegan Heidi, firmato e autografato da me, Don Alemanno, spedito direttamente a casa vostra. Tre di voi si potranno aggiudicare questo piccolo regalo e che dire, scrivetemi in tanti, mandate tutte le vostre creazioni, potete farne anche più di una, avete più possibilità di vincere, quindi che dirvi. Grazie mille. Questo coglionazzo qua sopra si è dimenticato di dirvi una cosa importantissima, perdonatelo, è uno che odia la DPG, quindi è un buffo, non è che potete aspettarvi altro da uno così. Comunque, tutte le vostre creazioni, tutte le vostre opere che ci mandate, le andremo poi a pubblicare sulla pagina di Nazi Vegan Heidi. Ricordatevi, quindi man mano che me le spedite, noi le pubblicheremo. Il link qua sotto per andare a mettere mi piace alla pagina di Nazi Vegan Heidi, quindi tenetevi aggiornati che magari vedrete la vostra opera piazzata lì. E oltre a dirmi il nome e cognome, dovete anche comunicarci quali sono tutte le tecniche che avete utilizzato, come avete realizzato l'opera e così via. Quindi importantissimo, ok? A inizio ottobre, intanto mi si sta staccando il braccio, farò vedere i tre che ci sono piaciuti di più, che ci hanno fatto ridere, che ci hanno fatto dire wow, che gran figata. Poi ricordatevi che il 2 e il 3 ci vediamo a Narni Comics and Games in Umbria. Non ci sono mai andato e non vedo l'ora, non so cosa si mangia lì. Cos'è che si mangia in Umbria? Voi umbri, a Narni, cos'è che cucinate di buono? È la fiera del fumetto di Lugano il 22, il 23 e il 24 settembre. Quindi a fine mese ci vediamo anche a Lugano, e Lugano è particolare perché lì è ambientato anche il nostro fumetto di Nazi Vegan Heidi. Quindi Lugano ha qualcosa di... non lo so, è qualcosa di poetico. Non vedo l'ora anche di fare questa fiera a Lugano, quindi dai raga. Continuate a seguirmi su tutti i social, perché dovete sapere che su Instagram ogni tanto pubblico delle vignette che potete vedere solamente lì, oppure sulla mia pagina Facebook, quindi non perdetevi tutte le cose che faccio anche sugli altri social. Sarò sempre attivo, soprattutto su Instagram, con le mie live notturne mentre lavoro sul fumetto di Nazi Vegan Heidi, quindi avremo modo di incontrarci dappertutto. Purtroppo il canale l'ho un po' lasciato da parte, vi chiedo ancora scusa, però vedrò di recuperarlo piano piano. Che dire, io torno a lavorare sul nuovo fumetto di Nazi Vegan Heidi. Auguratemi buona fortuna, perché ho ancora tanto da fare. Buona fortuna sia per il fumetto, sia per il trasloco, forse per il trasloco ancora peggio. Quindi auguratemi ancora più buona fortuna per il trasloco, perché va benissimo, dai. Forza e coraggio. Grazie mille ragazzi, noi ci vediamo la prossima volta e non vedo l'ora di vedere le vostre creazioni. Alla prossima.